boa che a volte per colpa mia ha bisogno di una boa per stare a galla. Qua abbiamo vari tipi di boe che sono di porta monete e salvadanai. Se una boa è sazia ed ha già mangiato, fa aggrappare le altre persone a sé per metterle in salvo. Se invece una boa è avida, non fa aggrappare nessuno a sé e a forza di metter via, il peso della sua avidità la farà andare a fondo e non si porterà dietro nessuno. Natale in Siria. Questa performance è stata fatta nel periodo di Natale. All'evento sono state invitate una sessantina di persone, ignare di quello che poteva succedere durante l'evento. È stato detto loro solo Natale in Siria. Quando ci siamo trovati nel cuore della performance, gli ho spiegato che le bombe sono già insanguinate di suo, non serve farle esplodere. E in quel momento mi sono fatto un prelievo del sangue, dove il sangue entrava direttamente dentro le bombe. È stato fatto il processo inverso. Poi gli è stato chiesto di partecipare alla performance facendo anche loro un prelievo. In questo caso abbiamo insanguinato le bombe, ma non sono state le bombe ad insanguinare le persone. Ci sono opere di forte impatto emotivo, però non potranno mai superare la realtà. Infatti, ci troviamo di fronte a una locandina che pubblicizza questo circo lapidario, queste performance che vengono fatte in certi paesi. C'è chi considera la donna una pagliaccia e c'è chi considera pagliaccio chi lancia il sasso. Quindi il pagliaccio che lapida la pagliaccia. Quando lo stupratore viene preso, gli viene fatta una foto di fronte e una di fianco. Lo stupratore ha nel cazzo la tromba di un grammofono, perché deve amplificare il suo potere. Però c'è un'altra telecamera che guarda all'interno della pancia della donna, rimasta incinta dallo stupratore. E il bambino che vediamo nell'ecografia assomiglia molto allo stupratore e sta riposando appoggiato al corpo macchina del grammofono e sta ascoltando questa musica che non so che musica sia. Purgatorio. Due turche unite che formano delle ali che portano su verso il cielo. Noi nella nostra vita abbiamo cagato e pisciato in faccia la nostra cattiveria agli altri. Quando arriviamo al purgatorio c'era qualcuno che ci restituisce ciò che abbiamo fatto e andremo in paradiso. L'anello della vergogna. Avete mai mangiato un piattino di linguine e datteri di mare? Corrisponde a un metro cubo di fondale che lo scultore ha scolpito. Io a questo pezzo di fondale ho aggiunto un foro, ma non per metterci dentro un dattero, perché lo scultore lo possa indossare in segno di trionfo per ciò che ha fatto. Come tutte le aziende, danno un nome al loro prodotto. Il nome di questi vasi è il modello Aleppo. Questi vasi, quando erano crudi, li ho fatti piangere e poi li ho fatti esplodere. Sono pezzi unici a tirature limitate.
I pesci mangiano la plastica negli oceani. Io sono fiducioso che le cose prima o poi cambieranno. Ci sarà la plastica che si mangerà il pesce. Questo è un acquario realizzato con gli scarti delle presse che realizzano lumini da morti. Quando vedo un bosco e vedo una foglia, non riesco più a fare a meno di far l'amore con lei, perché la foglia è la forma della vagina e da una foglia può nascere un fiore. E ho scoperto una cosa, che la foglia ha bisogno di anidride carbonica ed io ho bisogno di ossigeno. Una donna musulmana che sta partorendo. Faceva fatica a respirare perché aveva il velo davanti alla bocca. I dottori sono stati clementi con lei, gli hanno tolto il velo perché potesse respirare e l'hanno messo a sua figlia. Questa donna musulmana che è in punto di morte, o è già morta, non ha più lacrime per piangere. I loro figli, rappresentati come due uccellini, con questo velo bianco, con questo burka bianco, forse in segno di lutto, si sono appoggiati negli occhi della loro madre. E loro madre, in questo momento, sta assaporando ancora un po' di vita. Perché sta piangendo con le lacrime dei loro figli. E prima di andare via, di congedarsi, i loro figli gli dicono: cara mamma, tu non hai mai volato, non ci hai mai insegnato a volare e adesso ci incamminiamo verso casa che dobbiamo rientrare in gabbia. Siamo tutti foglie cadenti. Stiamo cadendo di nuovo. Ci stiamo fingendo morti? Ma stiamo cadendo. E siamo in fiamme. Ma stiamo recitando una parte? Che succede se ti lascio andare alla deriva? Cosa succede se ritornerai nei miei sogni? Una tortura privata o un piccolo assaggio di paradiso? Ma il mondo non lo saprà mai.